tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Apiaro in Famiglia. Quest'oggi controlleremo l'arnia carnica, che è la prima che vedete, il nucleo, e la travaseremo. Quest'arnia l'ho ricevuta in regalo lunedì e quindi oggi va bene travasarla. Per travasarla devo spostare tutti i telai e facendo bene attenzione che la regina ci sia in quell'arnia verde lì. Questa qua. È un'arnia da 10, normale, con la postazione del nomadismo. E ora incominceremo a visitarla. Ieri gli ho messo candito e come possiamo osservare ci sono molte api intente a mangiarlo. Ora abbiamo posizionato qua in alto per comodità il nucleo, così almeno possiamo spostare bene i telai qua dentro. E abbiamo preparato l'arnia. L'abbiamo preparata mettendo un diaframma a destra, un diaframma a sinistra e un fogliacero poi da mettere. L'arnia sarà suddivisa così: scorte, covata, 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 fogliacero e scorte. Quattro telai di covata e due di scorte e fogliacero. Eventuali sostituzioni e cambi di luogo li faremo sul momento. Questa qua, ricordo, è la prima visita per quest'arnia e sto mettendo bene il fondo. E ora incominceremo la visita. Ora incominceremo togliendo il candito. Per togliere il candito basta sollevarlo e posarlo qua nel tappo in cui sto riponendo tutti i miei oggetti. Questa è la porta per chiudere il nucleo. È un nucleo francese. E ora solleveremo il copricavo. Come possiamo notare, la popolazione d'api è abbondante. Ricordo, sono api carniche. Si può anche notare perché sono un pochino più scure delle altre, quelle là sono, queste qua sono ligustiche, le altre sono buffast. E ora solleverò il primo telaio, che dovrebbe essere di scorte, visto che è esterno. È un po' scomodo perché è alto, ma è più comodo poi mettere l'arnia al posto giusto. Ricordo movimenti calmi perché sennò le api si agitano. E come possiamo notare da questo favo ci sono delle scorte per quasi tutto il favo, api carniche, carniche pure, come per esempio queste qua, perché hanno delle rinette grigie, quella lì, anche quella. Polline fresco, ancora nelle zampe, scorte e dall'altra parte del favo anche. La regina non l'ho vista. È covata normalmente, visto che è l'ultima, non ce n'è. Ora questo favo lo posiziono vicino a questo diaframma. Ho spostato i telai per far entrare meglio il favo. Ora vedo già che nel prossimo c'è covata e allora metto un foglio cereo. Adesso sollevo quello dopo. È un favo che stanno costruendo, visto che quello che ci era vendute metteva solamente l'inizio e la fine del fogliacereo. Per risparmiare, noi siamo più buoni, gli diamo tutto. C'è molta covata fresca, come possiamo notare qui, ma in tutto il favo anche, e delle cereali
che adesso toglierò con il processo dello scellamento. Qua c'è un fuoco carnico. Una, due, tre cereali, abbozzi, quattro cereali. La regina, no, cinque cereali. La regina non c'è ancora. Qua sono delle ceraiole che stanno portando avanti la costruzione del cavo. Alla fine della visita le nutriremo per farle costruire più velocemente. Da questo lato c'è un abbozzo di cella reale. Api. La regina non la vedo. In caso di non trovarla, le riguarderemo tutte perché non possiamo fare un travaso sbattendo la regina. E ora lo posiziono giù, in questa posizione. Le api così rallenteranno il processo di sciamatura. Perché gli diamo spazio in questo modo, aggiungendo i telai. Carni che non sono un ibrido come le Buckfast, ma sono una vera e propria razza. In questo favo c'è covata sia fresca che opercolata. La regina non la vedo. E da questa parte del favo anche. Ho controllato che non ci sia la regina e ora lo metto giù. Alzo il prossimo favo. In cui hanno costruito dei ponticerei. Ora lo alzo. Ci sono api giovani per la maggior parte del favo. E larve fresche, uova. Quindi la regina sarà nei paraggi. Anche da questa parte del favo c'è covata fresca e opercolata. Qua è pieno di uova. Non so se si vede, ma è pieno di uova. Ho controllato anche in questo favo, ma la regina non c'è. Nel prossimo favo c'è ancora covata e speriamo anche la regina. Sono api carniche e calme. Covata, cereali in buona parte del favo, del lato del favo, qua, 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 e la regina non la vedo. Ma comunque c'è da qualche parte. Da questa parte, altre celle reali, covata fresca e percolata. Adesso è verso sera, quindi le api tendono a nascondere le regine, è normale. E ora lo metto giù.
Controllo ancora una volta. E ora lo metto giù. Il prossimo dovrebbe essere di scorte, ma speriamo che ci sia ancora covata, così la famiglia aumenterà velocemente. E speriamo che ci sia anche la regina, così non dobbiamo rimetterci a cercarla. In questo lato del favo ci sono scorte, fuchi e la nostra regina, Valeria, la chiameremo. Visto che il nucleo in cui starà quest'inverno me l'ha regalato una signora di nome Valeria. Ora controllo dall'altra parte del favo e poi lo metterò giù. Scorte. Ora metterò giù il favo. La regina è ancora qua, che sta girando. Qua. Eccola, è lì dove è indicato adesso. Adesso la metterò giù. Adesso fare un'operazione abbastanza violenta, ovvero scaraventare queste api di dentro. Ma è così che si fa un travaso. Le ultime api le spazzolo per non sballottare ancora il nucleo in polistirolo. Adesso chiudo l'arnia per farle rientrare velocemente. Ciao e alla prossima, apine. Ora le api entreranno dalla porticina. Adesso devono ancora ambientarsi un po', ma riusciranno a trovare la strada di casa. Ora gli somministrerò anche un po' di sciroppo di Compet per esaltezza, che le aiuterà per lo sviluppo veloce dell'arnia. Un odore un po' sgradevole, ma se alle api piace, va bene così. Qua dall'Apiario in Famiglia è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!